Con legittimo orgoglio, senza superbie, per carità, rivendico alla nostra regione, al nostro governo, il merito di avere posto al governo e al Parlamento nazionale il tema della insularità, troppo spesso trascurato nelle politiche degli Stati membri e nella politica della Unione Europea. Vivere in Sicilia, dicono i numeri, costa ogni anno 6 miliardi e mezzo circa in più. L'insularità è un fatto romantico, un fatto suggestivo, ma dal punto di vista socio-economico diventa anche un grossissimo peso per i limiti che subisce l'attività quotidiana, oltre che l'attività delle imprese. Come superare questo handicap, questa diseconomia, forte diseconomia? Credo che sia la domanda che noi poniamo al governo italiano, agli Stati membri e soprattutto alla Commissione, perché finalmente si affronti questo tema in termini seri e concreti. Sui fondi europei, quelli ordinari di programmazione, non abbiamo restituito un solo centesimo a Bruxelles. Negli anni della mia amministrazione, dal 2018 ad oggi, abbiamo certificato 2 miliardi e 300 milioni di euro di risorse. Ne avevamo trovato per i 4 anni precedenti 7 milioni e mezzo registrati. Questo dà l'idea. È chiaro che le risorse non mancano, ma servono i progetti. Per fare i progetti serve una struttura burocratica adeguata, figlia del digitale, sufficientemente motivata. In Sicilia non si fanno assunzioni dal 91, abbiamo finalmente sbloccato questa condizione di stallo, stiamo lavorando con una programmazione, una progettazione e la capacità di aprire cantieri, siamo ottimisti anche se le grandi infrastrutture, come sapete, dipendono dallo Stato, dalla programmazione nazionale. Per quanto ci riguarda, abbiamo già speso tanto e siamo consapevoli che i prossimi anni ci vedranno maggiormente impegnati anche per l'utilizzo del PNRR, che non può mantenere la scadenza del 2026. Sarebbe per le regioni del Sud Italia una preziosa opportunità persa.